Salve a tutti ragazzi, ben trovati. Finalmente dopo tanto tempo un altro video sulla cucina, diciamo. Facciamo quest'oggi, ho altri ospiti a cena, vorrei fare una pasta con carciofi ed asparagi. Ho già capato e pulito i carciofi, li ho messi con un po' d'acqua per non farli annerire più di tanto e limone. Ho saperato le teste per pulirle con i gambi, perché i gambi, dopo essere stati sbollentati alle teste, verranno fatti a pezzettini, mentre invece le teste le frullerò con il mixer insieme agli asparagi per creare una salsa. Adesso sminuzzo un po' di prezzemolo, l'aglio mi servirà dopo per cuocere, diciamo, il tutto. Un po' di peperoncino o pepe, ma credo più il pepe sia adatto per i carciofi. E una leggera sfumata sempre col vino bianco e ai carciofi. A dopo. Eccoci ragazzi, passaggio successivo. Abbiamo sminuzzato l'erbetta, il prezzemolo e l'aglio, che adesso emulsionerò insieme con il mixer e insieme ai carciofi che stanno finendo di bollire, con le teste dei carciofi, perché i gambi e gli asparagi li metterò a pezzettini, infatti li ho separati, e insieme a un po' di succo di limone per dare un po' questo agrodolce, diciamo, questo aspretto più che agrodolce alla salsa. Eccoci qui. L'acqua di cottura, mi raccomando, non la buttate perché ci cuoceremo la pasta dentro, eh? Quindi va lasciata l'acqua di bollitura dei carciofi e degli asparagi. Vedete com'è nera? Perché i carciofi e gli asparagi hanno rilasciato tutto il ferro e tutte le sostanze. A dopo. Eccoci di nuovo. Allora, ho messo dentro una ciotola d'acciaio le teste dei carciofi, il prezzemolo, limone, ho salato e pepato il tutto e ho tutto tagliuzzato con la frullatura a immersione, il mixer. Dopodiché ho aggiunto i gambi fatti a pezzettoni, dei carciofi e gli asparagi. Calcolate, non ve l'ho detto prima, ma domani sera avrò a cena circa 5 persone, dovremmo essere in 5. E ho messo 6 carciofi, una decina di asparagi raccolti selvatici qui da me, dalle mie parti, per regolarvi sulle dosi. E niente, poi sceglierò la pasta. Una volta cotta la pasta, forse metterò anche del guanciale e croccante ed inserirò tutto il composito che vedete qui. A dopo. Attenzione, attenzione ragazzi, cambiamento di rotta. Ho trovato tre belle salsicce di campagnano a cui leverò la pelle e le farò sgrassare in una bella pentola dove dopo ripasserò la pasta. A dopo. Come vi dicevo, ragazzi, sto facendo sudare le salsicce per togliergli tutto il grasso. Ok, dopo le separerò da tutto questo grasso e le metterò nel condimento. Quindi sta diventando carciofi, asparagi e salsicce. E dopo vi farò vedere che pasta ho scelto per questa sera. Ho lasciato l'acqua di cottura, vedete che colore? Non so se si vede bene dal video, è verde, che ci avevamo cotto sbollentato i carciofi con gli asparagi. Questo è il condimento: salsicce, carciofi, asparagi e aglio, un po' di succo di limone. Questa qui è la pasta scelta di Gragnano, i fidanzati capresi, il GP, eccola qui. Per 5 persone io ne farò un pacco e mezzo, circa 700 grammi all'incirca. Eccola.
trafilata in bronzo, ovviamente. A dopo per l'impiattamento. Eccoci ragazzi, scolata adesso la pasta, vedete come è diventata verde, ha preso il colore dei carciofi e degli asparagi, non so se si vede dal video. Eccola qui. E la ripassiamo con un po' di acqua di cottura. Siamo pronti, quasi pronti per impiattare. Peccato che non hanno inventato le videocamere per poi sentire il profumo, perché è veramente notevole, eccezionale. Aggiungiamo poca poca acqua di cottura. Mentre i commensali discutono su questo coronavirus, io spadello. Alla fine ho fatto circa 750 grammi, un pacco e mezzo, diciamo, per 5 persone. Perché è molto carica come pasta, eh. Eccoci qua. Siamo pronti per impiattare. Ultimo step. La serviamo. La serviremo con una bella grattata di pepe mix sopra, che col carciofo si presta molto. Facciamo il primo piatto. Il piatto è pronto. Spero vi sia piaciuta questa ricetta. Vi farò sapere nei commenti come l'hanno trovata i nostri commensali. Buona serata e a presto al prossimo video.